Con Leonardo Monzacompagnoni, presidente di Bergomix, una manifestazione che si appresta a partire. Quali sono le novità di questa edizione? Beh, come sempre, più che di novità, preferisco innanzitutto parlare di tradizione, perché come sempre a Bergomix 2013 troverete una mostra dedicata al tema letteratura e fumetto, due mondi paralleli, e in più ci sarà da quest'anno all'interno della mostra anche un angolo interattivo dove sarà possibile sfogliare e leggere alcuni fumetti, alcune graphic novel dedicate proprio all'adattamento di romanzi sia moderni che tradizionali. E in più, come sempre, ci saranno le conferenze, gli incontri con gli autori, avremo presenti delle star come Bruno Bozzetto, Fabiano Ambu, Fabio Celoni. In più, stasera, durante il Bergomix Prize, ci sarà la premiazione del miglior promessa bergamasca del fumetto, come da miglior casa editrice, miglior progetto speciale, miglior allegato d'edicola e tanto altro ancora. Altri due eventi molto particolari legati a Bergomix 2013 sono la sera del 24 aprile presso il Cineteatro del Borgo, la presentazione del film Iron Man 3 con la serata La Grande Notte di Tony Stark. Alla fine si concluderà Bergomix 2013 con la festa, il Bergomix Party presso l'Evolution Café di Paladina, dove sarà presente un contest, un'esibizione cosplay. Ci sarà presente lo staff della sitcom popolare su internet Strips, con il regista e alcuni attori. E ci sarà il grandissimo concorso a premi Quizzami, dedicato all'area del fumetto e dei cartoon, con premi a tema naturalmente, e alla presenza tutto quanto condotto da Miss Braga, che viene direttamente da Chiambretti Night.